andare dalle riprese del nostro operatore. Ci troviamo sul campo di Borgo Mozzano, dove stanno per affrontarsi la prima e la seconda di un girone straordinariamente bello di seconda categoria. Si tratta della squadra del Borgo Mozzano e del Coreglia, una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni. Tutto fa presumere una bella partita, un interessante confronto. Giornata di sole, anche se molto ventilata, qui sul campo di Coreglia, che si presenta allestito a festa, con un terreno perfettamente approntato. Sì, rettifico, ci troviamo sul campo di Borgo Mozzano. Numerosa la partecipazione dei tifosi di Coreglia, le vedete coi berrettini verdi e bianchi alla vostra sinistra. Grande pubblico davvero, fa piacere. Vi leggo immediatamente la formazione delle squadre prima che la partita cominci. Il Coreglia schiera Cardella, Santi e Gonnella, Dalla Croce, Toni, Cappelli, Cordogli, Nuldi, Lorenzetti, Bonini e Aroni. Per il Borgo Mozzano sono in campo Pierotti, Ippi, Adanti, Carnicelli, Bolognesi, Terici, Fazzi, Marchetti, Damommio, Martini e Ramacciotti. Le panchine per il Coreglia sono in panchina con il numero 12 Fabbri, 13 Volpi, 14 Mucci, 15 Tonelli e 16 Benassi. Per il Borgo Mozzano, numero 12 Sebastiani, numero 13 Bracaloni, numero 14 Gian Mattei, numero 15 Santi, numero 16 Tinelli. La partita inizia in questo istante, il Coreglia in possesso di palla. Vi auguriamo un buon divertimento, gentili telespettatori. La palla va dalle nostre parti, è subito presa dai giocatori del Borgo Mozzano, numero 9 Damommio. In avanti il Borgo con Fazzi, li toglie la palla un difensore, in attacco il Coreglia con Bonetti. Bonetti lancia lungo sulla sinistra per il centro avanti numero 9 Lorenzetti. Indietro Lorenzetti e la palla viene conquistata ancora dai giocatori del Borgo Mozzano, ma interviene Roni al centro del campo. Su Roni c'è gioco falloso commesso ai suoi danni da Marchetti. Calcio di punizione quindi per il Coreglia, per il Borgo Mozzano. Batte il Coreglia a questo istante, la palla a Bonetti, da Bonetti verso Roni, fallo laterale, lo batterà il Coreglia in tenuta verde e bianca. Intercetta la difesa del Borgo Mozzano, che libera con Martini, ma c'è un rimpallo favore della Coreglia. Roni alla palla, ancora Roni che scambia molto bene con Cordogli, tiro di Cordogli, ma un tiro, un cross, il portiere Pierotti esce con sicurezza e va sulla palla.